Ma che cos'è una ROM? Una ROM è semplicemente una interfaccia grafica dove far girare le proprie applicazioni. Infatti, gli smartphone possiedono molteplici ROM, come per esempio Xiaomi possiede la MIUI, il mio Google Pixel possiede la Pixel, che tutti sono basati su Android, però ognuno possiede una ROM. Ovviamente le ROM possono variare, ma cosa succede se noi montiamo una ROM di un altro smartphone dentro un altro smartphone? È un po' un macello, lo capisco, però se noi andiamo per esempio a prendere uno Xiaomi, avrà la sua MIUI. Quindi, quando questa viene modificata e inserita un'altra ROM, come per esempio una Pixel, questo diventa più performante, quindi molto più veloce, molto più longevo e molto più scattante. Quindi questo è il motivo per cui io faccio quest'oggi questo video, per farvi capire che questi smartphone possono essere modificati in maniera del tutto legale, perché prima di ogni cosa, quello che dobbiamo andare a fare è andare a sbloccare l'OEM, sarebbe andare a sbloccare il sistema che MIUI ti permette di fare. Quindi noi adesso a questo punto abbiamo due smartphone, uno è un Pocophone, l'altro è un vecchio Mi 9T Pro, che era davvero un gran telefono questo qui, e lo è tuttora perché adesso monta la Pixel, ma ve lo faccio vedere dopo. Andiamo a sbloccarli. Quindi come possiamo fare per andare a sbloccare l'OEM? Allora vi faccio vedere, venite con me. Allora, prima di ogni cosa vi faccio vedere subito che questo è già sbloccato, ve lo dico subito. Però quello che dovete andare a fare è prendere il vostro Xiaomi, se possedete uno Xiaomi. Andiamo sul sistema di qualsiasi telefono, perché se noi andiamo, abbassiamo la tendina e andiamo sulle opzioni, noi ci ritroveremo tante impostazioni. Noi dobbiamo andare nel sistema, scendere e trovare numero della build. Numero build. Se voi non lo trovate, basta andare in impostazioni, qua sopra c'è la barra e scrivete numero build. Ok, quando appare, vi faccio vedere bene, quando appare, cliccate e vi porterà a dove si trova. Quindi cliccate più volte sul numero build e vi apparirà: ora siete diventati uno sviluppatore. Opzioni sviluppatore attivate. Quindi quello che dobbiamo fare è tornare indietro, andare sempre nella barra e andare a cercare opzioni sviluppatore. A questo caso io ce l'ho qua. Ok, diamo opzioni sviluppatore e adesso quello che dobbiamo fare è scendere un po' più giù e andare a cercare qua in mezzo sblocco OM. Io in questo caso non ce l'ho perché è già sbloccato. Quando andrete a cercare lo sblocco OEM, lo attivate, accedete con il vostro account della MIUI, con il vostro numero di telefono e mail, e così avrete richiesto lo sblocco. Dopodiché dobbiamo passare sul computer. Io ovviamente vi lascerò tutto in descrizione perché qua ci sono vari file da dover scaricare. Allora, prima di ogni cosa vi dovete scaricare la Mi Flash Unlock, che sarebbe questa qua. Quindi andiamo su tasto destro, eseguiamo come amministratore e ci apparirà subito questa schermata. Facciamo agree e qui mettiamo la stessa mail o numero di telefono con la password che abbiamo selezionato nel nostro smartphone con cui abbiamo collegato l'account. Dopo che avete cliccato OEM, voi dovrete crearvi l'account oppure inserire il vostro account della MIUI. Dopodiché potete continuare. Stop by later, maybe I'm gonna fix something to you. You wanna grab something from the street and bring it home?
Bene, lo so che è un processo molto delicato e complesso, ma se voi seguite attentamente le istruzioni, riuscirete a fare questo sblocco. Se voi avete uno smartphone vecchio che volete, ringiovanire, farlo diventare un medio gamma performante, allora questo è un buon sistema. Quindi vi faccio vedere subito come funziona perché questa sarà un'esperienza pazzesca. Allora, vi faccio vedere il mio vecchio telefono, il Xiaomi. Adesso vabbè, non guardate questo, è solo per attaccare, ma il mio Mi 9T Pro, che era un gran telefono e lo è tuttora. Andiamo ad accenderlo. Adesso vabbè, è vuoto, ma non fa nulla, ci ho messo due cosette. Se noi andiamo, come vedete, è tutto funzionante. Andiamo nelle impostazioni, scendiamo, vedete come scattante, come telefono, come è diventato veramente performante. Noi adesso andiamo ad aprire anche la fotocamera, e anche la fotocamera risulta molto molto performante. Se noi andiamo a fare una prova di apertura delle applicazioni, possiamo andare, non lo so, adesso su Google. Apriamo Google, scrolliamo, entriamo. No, grazie, no, grazie. Torniamo indietro, proviamo un altro, un video, sì, perfetto. Andiamo, è proprio vuoto questo telefono adesso. Andiamo su YouTube, scrolliamo, vedete come carica tutto benissimo. E se andiamo a notare nelle impostazioni, posso andare nel sistema e vedere il suo sistema, aggiornamento, sistema che ha addirittura Android 13, che è l'ultimo proprio, a parte che qua ho un aggiornamento da fare, quindi ci sono gli aggiornamenti. Ma se andiamo a vedere anche l'altro, il nostro Pocophone, come vedete, andiamo qua, ho fatto 1, 2, 3, 4, andiamo all'ok, perfetto, come vedete è ulteriormente performante. E questa è la cosa magnifica. Adesso non è collegato il Google, quindi non vi può far vedere, però se noi andiamo sulle applicazioni, andiamo su a cercare, adesso vabbè, la connessione internet è spenta, lo andiamo a collegare subito, perfetto, andiamo a provare, ok, tutto gira, che è una bellezza. Andiamo a vedere qualche applicativo, entriamo su Google. Andiamo sui file, vedete, è scattante. Come vedete, tutto funzionante, bello scattante, e abbiamo rianimato uno smartphone che col suo sistema non andava più avanti, e anzi, questo qui aveva un problema: non prendeva più segnale. Cambiandogli il sistema, cambiandogli la ROM, adesso funziona tutto. Perfetto, che dire, con questi smartphone modificati possiamo dire che è tutto. Voi
ovviamente lasciate un mi piace qui sotto e accendete la campanella qui, perché così avete una notifica che è uscito un mio video, e sostenetemi, iscrivetevi al canale che è molto importante, perché ho notato che molti di voi non si iscrivono, guardano i video ma non si iscrivono. È semplicemente un pulsantino, non è nulla di che, però quel pulsantino aiuta me nel portare più contenuti, a potervi aiutare molto di più con la tecnologia. Magari farò un video che non sapendolo potrà aiutarvi, e quindi sarà molto importante accendere la campanella, così avete solo una piccola notifica che è uscito il mio video. Ovviamente seguitemi per i prossimi video. E rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!